Sì, ora sì. Forse te ne fa due, vediamo come va, intanto. Dai. Siamo? Aspettiamo, qualcuno arriva. Ciao Mattias, ciao. Ciao. Aspettiamo che arrivi qualcuno in più. Sì. Oggi finalmente si cucina. Non si impasta, ma si cucina. Finalmente. Cosa ci prepari oggi? I paccheri, ho cucinato i paccheri con gli asparagi, la robiola e i pistacchi. Buonissimo. Gnam gnam. Possiamo iniziare? Buongiorno ai Registra. presenti. Buongiorno a tutti. Ciao da me e dal regista Raffaele. Ciao Pino. Ciao Pino! Possiamo iniziare, dai! Allora, facciamo un elenco breve degli ingredienti che come vedrete non sono tantissimi, sono pochi, e poi iniziamo a cucinare. Andiamo? Sì, Ok. inizia con gli ingredienti. Ok, allora gli ingredienti sono la cipolla. In questo caso per due persone ho preso uno scalogno piccolino, però potete utilizzare la cipolla tranquillamente. Gli asparagi, le dosi le trovate nel link, quindi asparagi, poi io avevo dei piselli e aggiungerò anche dei piselli, la robiola che è qui e i pistacchi leggermente sbollentati per togliergli la pellicina che poi andremo a tritare. Ok? Iniziamo. Allora, qui c'è la padella, aggiungiamo l'olio. Io ho messo già la padella a riscaldare, così da non dover aspettare troppo tempo. La cipolla. E facciamo iniziare la rosolatura, che deve essere leggerissima e delicatissima, così la cipolla non brucia e non dà un brutto sapore alla nostra pasta. Ora, qui abbiamo gli asparagi. Vieni, regista. Questi io l'ho già tagliuzzati. Questi invece li ho lasciati così per farvi vedere. Allora, questo è l'asparago così come l'ho comprato. Come si fa a capire da che parte dobbiamo tagliarlo? Qual è la parte da buttare? Qual è la parte da usare? Si prende l'asparago dalle due estremità, si fa così, la parte da cui si spezza, questa è la parte che dobbiamo utilizzare e questa è la parte che non dobbiamo buttare, ma che possiamo utilizzare per insaporire i brodi, per farne una crema, per metterla nell'acqua di cottura del risotto, del brodo del risotto, quindi non si butta, lo conserviamo e lo metto qui. Anzi, lo metto qui. La cipolla inizia a sfrigolare. Questi sono già stati tagliati. Ora, io li ho già tagliati, però vi faccio vedere come tagliarli. Allora, gli asparagi si possono tagliare. Prendo quelli più grandi, così è più facile da vedere. Se vuoi venire da questa parte o si vede? Ok. Si possono tagliare o a rondelle, quindi così. Lasciamo la punta intera, perché essendo la parte più tenera, ha bisogno di meno cottura e quindi l'aggiungeremo dopo. E quindi a rondelle così. Questa è la punta. Oppure a becco di flauto, cioè così. Mo' il coltello ha deciso che mo' non deve tagliare, però ve lo faccio vedere. Così. Questo è il taglio a Questo è becco di taglio a flauto. becco di flauto. Ne faccio un altro? Di flauto. Sì. Magari uso uno più grande.
Prendete l'asparago e col coltello andate così, oppure mettete l'asparago di sbieco. Qui la cipolla comincia a rosolare. Che cosa faccio io per non farla andare troppo forte? Qui ho l'acqua di cottura della pasta, ne aggiungo un goccetto. Così invece di soffriggere, la cipolla si stufa. Fra un po' aggiungerò gli asparagi. Allora, vi faccio vedere il taglio a becco di flauto, così. Si è visto? Ok. E lascio la punta. Ora, li facciamo tutti così li aggiungiamo adesso al nostro sugo. Ok, fatti. Ora, le punte le lasciamo da parte e i gambi li andiamo ad aggiungere al soffritto di cipolla. Così. Questi erano asparagi Sì, coltivati. questi erano asparagi Se fossero quelli coltivati. selvatici, Lo stesso, lo vanno stesso. No, svolentati, no, 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 non non vanno sono più sgrondati. teneri. No, non serve perché la cottura la facciamo tutta nella padella. Ora, io qui Vanno aggiungo. tagliati ugualmente come hai fatto prima? Sì, però essendo sottili sottili quelli, veramente si spezzano proprio anche con le mani, non c'è bisogno neanche di un coltello quasi. Ora, io per cuocere più velocemente gli asparagi, cosa faccio? Aggiungo già il sale. Così facciamo uscire i liquidi di vegetazione e gli asparagi si cuociono subito. Quindi sale, pepe abbondante e acqua di cottura della pasta. Andare. Quindi non si sbollentano gli asparagi, si No, mettono si direttamente in mettono padella. sì, direttamente in padella. Questo aggiunge l'acqua Se aggiunge l'acqua si fanno cuocere in padella. Infatti, per cuocere gli asparagi dobbiamo per forza aggiungere l'acqua, altrimenti l'asparago non ti darà nessun sapore se tu lo soffriggerai solamente. È l'acqua che fa fuori uscire gli odori, gli umori, i sapori dell'asparago. Ok? Ora questo comincia ad andare. Carmela sta telefonando, deve aspettare. Ok, allora, c'è qualche domanda? Se no, io nel frattempo vado avanti. Dimmi Sì, tu. Eh Rosa usa gli asparagi bianchi di Bassano. sì, perché lei sta passando del grappa, ma qui non ci sono quegli asparagi. Quelli sono bianchi perché quando vengono coltivati non viene permesso di fuoriuscire dal terreno e quindi non avviene la fotosintesi clorofilliana e quindi rimangono bianchi perché vengono coperti dalla terra e sono tenerissimi, sono Sì. buonissimi, ma Qui lo facciamo con i finocchi per rimanere sì, bianchi, coperti dalla terra. qui non Eh sì, ci sono è quegli quello un asparagi. po' Allora, facciamo andare bene a cuocere in cottura gli asparagi. Io nel frattempo che faccio? Trito i pistacchi che sono stati leggermente sbollentati, cioè nemmeno sbollentati. Ho preso l'acqua dove dovevo bollire la pasta. E l'ho aggiunta ai pistacchi qui nella ciotolina e poi con le mani ho tolto la pellicina. Quindi tutto qui, niente di eccezionale. Non dovete mettere un altro pentolino per sbollentare gli asparagi, per sbollentare i pistacchi. Col coltello andate a tritarli grossolanamente. Non devono essere una poltiglia, ma semplicemente tritati così. Al posto dei pistacchi si possono usare le noci. Sì, anche le mandorle ottime. Se usate le mandorle sfilettate, tostatele leggermente, così sono più profumate. La ricetta dove troviamo? Nel link sul post, nel post. Cliccate, trovate le dosi, ingredienti Ok, come vedete. e le preparazioni. Ecco fatto, anche questi sono pronti per essere messi poi alla fine. Aggiungiamo ancora un po' di acqua di cottura della pasta perché è evaporata.
Ora, se c'è qualche domanda, io rispondo, così nel frattempo cuoce la pasta. Io proprio alla fine della cottura degli asparagi aggiungerò anche i piselli, che ne avevo di bellissimi e quindi ho voluto utilizzarli. Erano belli piccoli piccoli. Le punte, quando le aggiungeremo? Proprio quando, addirittura d'arrivo, prima di calare la pasta per mantecarla, aggiungiamo le punte degli asparagi, che sono tenerissime e quindi avranno una cottura brevissima. Nemi. I video? I video adesso, che noi abbiamo realizzato li trovate tutti sul mio canale YouTube Cucina con me Graziella. Mi raccomando, iscrivetevi, così diamo vita pure al canale YouTube. L'altro uno, le video ricette. Sì, lì ci sono le video ricette. Qui ci siamo quasi. Nel frattempo io voglio salutare due ragazze speciali che sono Marita e Linda, sono le nipoti, sono le nostre nipoti, e che fanno le infermiere al Miulli e si trovano proprio nel reparto Covid. Quindi le salutiamo calorosamente tutti quanti. Ciao Marita e ciao Linda, un abbraccio grande, siete veramente delle ragazze splendide, 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 splendide. Un bacio grande. Ciao. Poi, dimmi. Qui ci siamo quasi perché gli asparagi, come avete visto, erano piccolini. Come capiamo che sono cotti? Quando infilzandoli sono morbidi. Io aggiungo ancora l'acqua di cottura. Come vedete, non lo so se si vede dal video abbastanza bene, il sughino degli asparagi è già bello denso. Perché? Perché sto usando l'acqua di cottura della pasta, che è ricca di amido. Infatti, molti di voi dicono: ma perché quando noi cuciniamo la pasta a casa è diversa dalla pasta che noi mangiamo al ristorante? Qual è l'ingrediente segreto? L'ingrediente segreto è solo semplicemente uno: l'acqua di cottura della pasta. Se voi fate una pasta in padella, alzate la pasta qualche minuto prima e poi la continuate a cuocere in padella aggiungendo l'acqua di cottura della pasta, e questo vi permetterà di avere un sugo perfetto. Ora, nel frattempo che noi aspettiamo, io ho Il fatto formato della pasta oltre ai paccheri. oltre i paccheri Che formato la pasta possiamo che usare? preferite voi. Potete utilizzare la calamarata, i fusilli, una pasta che accoglie bene il sugo, anche una pasta fresca, soprattutto la pasta fresca, però anche la pasta secca, che ne so, i rigatoni, quello che preferite Largo voi. formato. Una pasta A largo formato. allargo Formato. Il formato. formato è grande. Pasta Ah, qui. forma sì, no, ma anche le penne, la pasta che volete È voi. il grande Non è un formato. formato Non largo, certo capisci? la pastina, No, cioè, eh. la Cioè quella, pasta, largo non stiamo formato. parlando di pastina, che c'entra la pastina, no. Invece per il formaggio, Per i formaggi, oltre alla robiola. sì. Allora, oltre alla robiola, ma io ve la consiglio perché è quella che ha il sapore più delicato, che si sposa benissimo con gli asparagi. Io ora ne prendo un po' e la vado a stemperare con un po' di acqua di cottura nel frattempo. Oltre alla roviola potete utilizzare la Philadelphia, che ne so, il gorgonzola, il camoscio d'oro, non so nemmeno se lo posso dire questa cosa qui, ma ormai l'ho detta. Poi che più possiamo utilizzare? I formaggi morbidi che si sciolgano, cioè Formaggi formaggi freschi, sì, freschi, a seconda roviola. i vostri i Sì, gusti, sempre secondo i vostri si gusti. possono Sì. sostituire. Aggiungo un po' d'acqua di cottura alla roviola. Sì. Ovviamente la pasta l'avevi cotta prima Sì. per usare l'acqua di cottura. Eh sì, la pasta io ce l'ho già cotta, ma voi naturalmente potete procedere contemporaneamente. Per esempio, i paccheri che ho utilizzato oggi hanno 13 minuti di cottura. Nel frattempo che la pasta cuoce, voi potete fare il sugo tranquillamente. Se ci ricordi cosa stai preparando per i nuovi arrivati? Sì, sto preparando dei paccheri con asparagi, robiola e pistacchi. Ecco, mettendo un po' d'acqua di cottura della pasta nella robiola ho creato una crema che andrà a mantecare dopo la pasta. Penso che sia chiaro, giusto? È vero? Giusto o no? Vero? Ma qui ci siamo quasi. Di giusto, è giusto.
Certo che è giusto. No, voglio dire, davvero sono stata chiara. La pasta, gli asparagi sono quasi cotti, questa l'ho tritata, ci dovremmo essere. Adesso aggiungo i piselli. Potete anche non aggiungerli, io li sto aggiungendo perché ce li avevo e li voglio utilizzare. Piselli freschi? Sì, freschissimi, sono i piselli, non sono congelati. Piselli di campagna. Aggiungo sempre l'acqua di cottura della pasta e procedo. Ora ditemi voi se volete sapere qualcosa e io vi rispondo. Nel frattempo che cuoce il sugo, che cuociono le verdure. Sì. Ci fai vedere la pasta che avevi già? Sì, qua. No, se no non capivano da dove avevi l'acqua di cottura, da dove veniva. Questa l'ho cotta, era già stata cotta prima. 5 minuti fa, perché non potevo avere due fornelli. Quindi questi sono paccheri semplicissimi, cotti. Li ho tirati 3 minuti prima della fine della cottura. Quindi da 13 minuti previsti, 9-10 minuti li ho già alzati. E li lascio qua. Cioè sono al dente? Sì, sono molto al dente. Se voi volete fare la pasta bella amalgamata, ben mantecata, toglietela al dente e terminate la cottura in padella. Eh sì. Quindi la pasta al dente, perché sì, poi la cottura verrà. Termina in padella, sempre così, aggiungendo l'acqua di cottura della pasta. E si insaporisce con la. Si insaporisce con la. Si insaporisce e perde tutti gli umori e i sapori del sugo. Adesso aggiungo le punte, perché ci siamo quasi. Io non cuocerò tantissimo né i piselli e né le punte degli asparagi, perché voglio che rimangano croccanti. Quindi questa cosa qui sta anche al vostro gusto. Siccome i piselli sono freschissimi e anche gli asparagi sono freschissimi, voglio mantenere tutte le proprietà organolettiche perfette. Dimmi. Stamattina alle 5 sono andata a raccogliere, sì, direttamente sì, con sì, le mie mani. Sì. Certo. C'ho l'orticello. Sì, gli asparagi. I piselli. Dei piselli. Ho visto, ma no, quelli selvatici non c'erano. No, quelli selvatici bisogna andare a raccoglierli. In questo momento noi non possiamo andare. Allora, se tu riprendi qui, io faccio un po' di ordine che non si capisce niente. Riprendi il sugo. Un attimo solo. Ti aspettiamo. Carmela, sono un attimo in diretta. Ti rispondo, ti richiamo io, ok? Sì, ciao. Ciao ciao. Allora, chiamato già 10 volte. Come viene chiamata questa cosa? Quale cosa? Questo, quello che hai in pentola, come viene chiamata, no? Questo che ho in pentola, come viene sì, chiamato? Sì, condimento. Condimento. No, 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 non è salsa. No, 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 io dico sughino perché... Sì, però sì, è un condimento. Condimento. Sì, 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 sì. Ora vediamo se gli asparagi sono cotti. Lo facciamo con una forchetta. Come vedete... Come vediamo? Sono cotti. È cotto? Sì, ok. Quindi, fra qualche minuto... Se ne volete un po'... Sì, adesso vi farei assaggiare prenderlo a tutti io. Aggiungo ancora un po' di acqua di cottura. Naturalmente l'acqua di cottura della pasta è già salata, quindi non aggiungete altro sale dopo al condimento, perché già siamo a posto. Ho aggiunto io prima un po' di sale agli asparagi, piselli non serve perché c'era l'acqua di cottura della pasta, quindi ci siamo. Ora sta al massimo, aspettiamo qualche minuto e io vado ad aggiungere la pasta. Dimmi se c'è qualche domanda, così nel frattempo rispondo. Il link è nel post. Sì. Ve li mando al sito dove trovate le dosi, gli ingredienti e la preparazione. E anche il procedimento per farla. L'unica scritta. Differenza fra questo che ho fatto oggi e quello che è nel link è che ho aggiunto i piselli. Freschi. Freschi. Di campagna. Sì, non esistono i piselli di mare. Nient'altro? Vado? Piselli di terra. Aggiungo la pasta. E vado a mantecarla.
così. Naturalmente mi servirà dell'acqua di cottura. Aspetta, però la posso aggiungere tutta. Mi sembrava tanta, ma invece no, il condimento è sufficiente per tutta la pasta. Facciamo andare un po', aggiungiamo sempre l'acqua di cottura, così, e la facciamo andare qualche minuto, così assorbe bene il sapore del condimento e ci siamo quasi. Dimmi. Se si possono mettere pezzetti surgelati? Sì. Naturalmente, se li mettete surgelati, metteteli qualche minuto prima rispetto a quando li ho messi io. Ok? Ok, ci siamo. Adesso, fra qualche secondo, aggiungo la crema di robiola e poi alla fine vado ad aggiungere i pistacchi tritati. Voglio togliere qualcosa così. Più semplice che mi seguiate. Quindi i nostri paccoli continuano sì. la cottura in sì, padella. Sì, terminano la cottura in padella per i minuti mancanti rispetto a quelli scritti sulla busta. Naturalmente voi assaggiate, è sempre una questione di gusti, se vi piace la pasta più al dente la terrete di meno, se vi piace la pasta più cotta la terrete di più. Vabbè, è normale che sia così. Sono gusti soggettivi. Sì, queste cose nessuno vi può comandare per quanto tempo dovete tenere a cuocere la pasta, perché sono cose vostre. Ora, qui ci siamo quasi. Sì. Dimmi tu. Dimmi tu. Procedi. Posso procedere? Sì. Aggiungo la crema di robiola che ho stemperato prima con l'acqua di cottura della pasta. Mi piace tutto così. L'aggiungo adesso. Se sarà necessario aggiungerò ancora acqua di cottura. Come vedete, l'ingrediente principale più importante è proprio l'acqua di cottura della pasta. Vieni a far vedere, per favore. Allora, adesso vediamo un sugo slegato. Fra qualche minuto si addenserà grazie all'amido e grazie al fatto che evaporerà l'acqua e avremo un bel sughino. Ok. C'è qualcuno che chiede di su patate a cozze? Sì, lo faremo presto. Magari in diretta è un po' difficile perché vi potrei far vedere solamente la preparazione e poi per la cottura vi dovrei far vedere la foto finale. Magari facciamo un video, vediamo la settimana prossima se riusciamo a realizzare questo video di riso patate a cozze. Dove lo troviamo questo video? Questo video al termine lo troverete sul mio canale YouTube Cucina con me Graziella. Iscrivetevi, mi raccomando, invitate amici e parenti a iscriversi. Non costa nulla? No, non costa nulla, è gratis. Io ho stemperato anche l'altra robiola perché ho visto che era un po' poca. La vado ad aggiungere giusto alla fine per dare un po' di freschezza. Quindi abbiamo messo tutto il panetto della robiola. Mi sembrava tanta, invece non lo era. Eccolo qua. Regista l'acquolina, vero? Beato
Chi la mangerà? Chi la mangerà? Noi. Ecco qua. Qualche secondo e la impiattiamo. Togliamo tutto quello che non ci serve più. Togliamo anche l'acqua di cottura che ormai non ci serve. Qui alla fine aggiungeremo un po' di pepe, olio, giusto un giro così, alla fine ci dovremmo essere. Sì, la fiamma non si vede, ma sì, è una piastra elettrica. Questa è una piastra elettrica, quindi non potete vedere la fiamma. Motivi... Comunque, su 4 di potenza sta a 3. Quindi il fuoco è bello alto, non tenete il fuoco basso, sennò non... l'amido della pasta nemmeno fuoriesce. Sì, è una piastra elettrica per motivi di sicurezza. Ok, ci siamo quasi. Adesso andiamo a impiattare, io aggiungo i pistacchi. Tu fai vedere questa qui che è già bella da vedere e io vado a prendere... Come si vede in cottura. Eccola qui. Adesso la dobbiamo impiattare. Io aggiungo un po' di pistacchi, già adesso. È già ha un aspetto bellissimo. Ancora un bel piatto. Del pepe, un piatto degno di, non è solo bello ma è proprio buonissimo, da ristorante. Ed è pronto. Adesso andiamo ad impiattare. Ok, io spengo e impiatto. Prendiamo un po' di condimento, naturalmente fatto in diretta non è la stessa cosa che fatto con calma. Puliamo bene il piatto. Non c'è il montaggio. Non c'è il montaggio, non c'è, è tutto fatto espresso. Di qua si vede la bravura, il montaggio che vuoi. Mettiamo fare. Ancora dei pistacchi, qui continua ad andare perché la piastra è calda. Non voglio che si bruci la pasta. Tutto live. Nel frattempo, alla fine, aggiungiamo ancora un po' di condimento, così. Il piatto è pronto. Se vi piace, a me piace tanto, quindi aggiungo il pepe. E ci siamo. Il piatto è servito. Il piatto è pronto. Lo abbasso? Si vede bene? Spero di sì. Spettacolo. Io questi pistacchi li aggiungo alla pasta. Questo è un piatto di tua invenzione? Sì. Quindi questo è? Sì, sì. Lo... Qua ci sono i diritti, eh? Certo, è di tua invenzione. Ora, io... È di tua invenzione. È già orario di pranzo, faccio una cosa. Lo faccio per voi, mi sacrifico. Abbiamo assistito a un piatto inventato in diretta. Mi sacrifico io per voi, che cosa faccio? C'è il copyright. Assaggio. Per vedere quanto è buona. Che dite voi? Lo faccio? Non ti scottare. No, assaggio. Poi vi dico io se è buono o no. È buono. Sì, sì. È molto buono. Piatto fresco, primaverile. È buonissimo. Piatto primavera. Come lo chiamiamo questo piatto? È un piatto primavera, già si vede dal colore. Come lo chiamiamo? Se volete potete aggiungere anche una foglia di basilico così. Visto che è tutto verde... Ci siamo. Piatto primavera? Piatto primavera, sì. Qui nel frattempo la pasta continua a cuocere. Fai vedere. Ah, i pacchi di Graziella? Sì. Allora, guardate. Questa è la pasta che sta continuando a cuocere nella padella. Perché la piastra, essendo calda, continua a cuocere. Guardate, già è più cremosa. È buonissima, non lo dico perché l'ho fatta io, ma vi assicuro che è buonissima.
Ok, allora il piatto è pronto. Buon appetito a tutti. Penso che non ci siano domande, perché sennò già me le avresti fatte, giusto? Quindi, questo è il nostro piatto realizzato oggi, Quindi paccheri paccheri di graziella. con asparagi, piselli, robiola e pistacchi. Vi salutiamo a tutti, ricordandovi sempre di iscrivervi al mio canale YouTube Cucina come Graziella e di invitare anche i vostri amici a farlo. Il link della ricetta è nel post sopra la diretta. Se vi è piaciuta questa ricetta, condividetela sui vostri profili, così magari la diamo alla nostra famiglia. Tutto qui. Dategli un nome a Sì, questo piatto. date voi un nome a questo piatto se vi è piaciuto. Quello, Ci il vediamo. migliore Sì, il più sarà bello, scelto. quello che avrà più like, diventerà il titolo di Abbiamo questa ricetta. assistito a un'invenzione di un piatto. Bisogna solo dargli un nome. Ok. Ok? Buon pranzo a Alla tutti. prossima. Alla prossima. Ciao. Ciao. Ciao Mattias. Ciao zia. Ciao a tutti, buon Ciao. appetito.